Presto, Vanna, dobbiamo fermare il risveglio di Majin Buu. Oh, confermo un secondo. Ma fermo per cosa? Non c'è tempo. Ma io ero rimasto a Vegeta che veniva controllato da Babidi. Ma cosa sta succedendo? Dov'è Goku? Ah, giusto, stanno combattendo. Oh, cavoli, allora ci siamo già. Sì, e se ne stanno andando di brutto, da quel che so. Ma così aumenteranno l'energia della sfera di Majin Buu, eh? Esatto, sarà una catastrofe. Forza, presto. Certo, hai ragione. Ma prima, ragazzi, non dimenticate di lasciare un bel like. Iscrivervi al canale per non perdervi nessun video. Inoltre, qua sotto in descrizione troverete il link per comprare il mio libro. Guardate un po', c'è anche Vegeta. Ah, se vorreste una felpa come la mia, la trovate anche in versione maglietta, vi basterà cliccare sul link qua sotto per entrare su Pumpling. Se inserirete il codice Vano20 avrete anche delle calze fantastiche in omaggio. Ma no! Oh no, mi sa che ci ho messo troppo. Perché mi devo sempre spammare? Fa e Vegeta stanno combattendo alla massima potenza. Devono aver fatto danni enormi. Ah, meno male, almeno non è colpa mia. Proverò ad opporre resistenza. Funzionerà sto giro? Sento un'aura potentissima. Sei diventato piccolo? Oh, oh no, è tornato davvero. Quello sarebbe Majin Buu. Ti fa un po' ridere, però è molto pericoloso. Beh, anche Darbula dice che sembra un ciccione senza forza né intelligenza. Questo è body shaming però, No, mi sa che è solo scemo lui e basta. È troppo potente, non posso crederci. Ma non si farà sottomettere da quel coso di Babidi. Tuo padre sa la formula per rimetterlo nella sfera. Oh, ora capisco. Probabilmente non sarò in grado di vincere, ma non posso tirarmi indietro. Ma Gohan, io eviterei. Perché non ci andiamo a mangiare una pizza? Oh, queste Super Saiyan che ha oltrepassato il limite. Oh, grande, adesso sì che non ho speranza, vai. Oh, forse sì. Veramente forte. E beh, se no non l'avrebbero messo a fine saga. I miei attacchi non gli fanno nulla. Vero, c'è anche quel problema lì. Sei fastidioso, devi sparire. Oh oh, Goya! No, povero Gohan, fa la vedo grigio. Ho fame, Buu lo mangia. Ah, davvero? Oh, ma guarda, si è risvegliato Darbula. Ti mangio! Wow, l'ha fatto diventare un biscotto e se l'è pappato. Non riesco a capire se vorrei o meno quel potere. Io ho risvegliato Majin Buu, quindi devo essere io ad occuparmene. No, Vegeta, fidati, non andare. Non mi darà retta, vero? Ovviamente no. Immaginavo, però stai attento. Ehi là, quindi quel ciccione con la faccia da scemo sarebbe Majin Buu? Prendi questo lampo finale. Ah, ben ti sta. Mi hai fatto un po' male. Solo un po'. Maledetto mostro. Ah, la vedo malissimo. Attento, Vegeta, può anche trasformarti in un cioccolatino o caramella, a quanto pare. Non ci credo. Non ci crederai neanch'io. Big Bang Attack. Bene, ottimo. Non sarà mica immortale. E la tua fine. No, Trunks, cosa fai? Trunks? Oh, cavoli, è il momento, eh. Trunks, prenditi cura di Bulma, tua madre. Andate a ripararvi il più lontano possibile. Combatterò Majin Buu da solo. Trunks, fatti abbracciare. Mannaggia, mo piango. Stammi bene, Trunks. Adesso colpo a uno e colpo all'altro. Ora vattene, sbrigati. Ehi, non mi sfuggirete. Aspetta, Majin Buu, prima dovrei sconfiggere me. Ho capito come posso sconfiggerti una volta per tutte. Perché tu non riesci a rigenerarti mai più, ti riderò in particelle microscopiche. Bulma, Trunks, e anche tu, Kakarot. L'ha fatto. E alla fine il suo corpo stremato finisce in cenere. Oh cavoli, ci sono ancora pezzi di Majin Buu ovunque. Peggio dei semi dell'anguria. Però i semi dell'anguria non fanno così. Scappa, piccolo. Eccolo lì, ora cura pure Babidi. Ma come faremo? Oh, ma giusto, c'è ancora Goku. Ai ai, percepisco l'aura di Majin Buu, ma non quella di Vegeta. Buongiorno, principino, eh. Presto, devo andare a parlare con Krillin e Piccolo. Mi spiegheranno quello che è successo. Guarda, te lo spiegherò io, ma loro faranno prima. Persino Vegeta, sconfitti tutti. E la cosa più incredibile di tutte è che Krillin è ancora vivo. Maledizione, se almeno Vegeta e Gohan fossero ancora vivi avremmo una possibilità. Oh, parla della fusione, giusto. Certo che sarebbe finito tutto prima. Beh, potete sempre usare Trunks e Goten, bravo Popo. Qualcuno sta evocando Sharon, ma perché? Deve essere Bulma, è quasi sempre lei. Infatti era lei, ma Goku l'ha fermata in tempo, anche se aveva espresso già il primo desiderio. Poi porta tutti al santuario di Dio, al diciamo sicuro. Nel frattempo è stato resuscitato Kibit, che trova Kaioshin. A quel punto raggiungono Gohan e curano anche lui. Decidono poi di portarlo nella terra sacra dei Kaio. Vogliono sconfiggere Buu usando la leggendaria spada Z. Secondo la storia, chi la estrarrà dalla roccia diventerà il re d'Inghilterra. No, scusate, volevo dire avrà una forza incredibile. Gohan ovviamente la tira fuori trasformandosi in Super Saiyan di secondo livello. Intanto Babidi sulla terra minaccia tutti gli abitanti. Se non consegneranno Piccolo, Goten e Trunks distruggerà tutte le città.
dando anche una piccola dimostrazione. Piccolo vuole uscire allo scoperto, ma Goku facendogli... A quel punto il nostro amicone Saiyan sta per spiegare la porta della fusione ai ragazzi, ma Babi riesce a scoprire che Trunks abita la Capsule Corporation. Temendo che Majin Buu distrugga il radar del drago, il Saiyan gli va incontro, mentre il piccolo figlio di Vegeta cerca di recuperare il radar. Devo trovare quei due in fretta. Goku, sei sicuro? Non è riuscita neanche Vegeta ed eravate quasi a pari livello. Ho ancora una carta da giocare. Quella carta, ora ricordo. Cosa? La conosci? Beh, diciamo che so che la tua potenza è superiore di quanto pensiamo. Sì, possiamo dire così, forza andiamo. Perfetto, forza, resisti e speriamo che Trunks si dia una mossa. Sono venuto a portarvi un messaggio. E siete due scemi. No, l'ha detto lui, non io. Quei tre si faranno vedere presto e saranno fortissimi. Sì, anche se forse saranno due. Ehi Boo, perché nonostante la tua forza obbedisce a uno come Babi? Domanda lecita. Ma se mi richiedessi l'avresti fatto fuori da lui. Ah, l'ha capita finalmente. Questo è Super Saiyan. Questo è Super Saiyan che ha superato il limite. Possiamo chiamarlo Super Saiyan 2. E ora Super Saiyan 3. Ah, è sempre uno spettacolo. Non sono neanche intervenuto per godermelo appieno. Devo guadagnare più tempo possibile. Esatto, e magari non farsi trasformare in un dolce sarebbe carino. Urca, sa fare anche quello. Oh sì, ho avvisato anche Vegeta, ma un po' tardi, ma tranquillo, è temporaneo. Ah, meno male. Beh, perché non ti mangi prima. Cosa? Va bene, ci pensare, schiva e combatti. Sei divertente, mi piaci. Ma che carino. Sta divertendo, per lui è tutto un gioco. Ha parlato Mr. Don Senzuasen perché voglio vedere la vera potenza di mio figlio. Ancora con questa storia? Sì, ancora con questa storia. Aia, sei davvero forte. Non hai visto nulla. Mi piace combattere con te. Meno male che almeno qualcuno si diverte. Pensavo, è davvero così forte? Nonostante la sua faccia è un vero combattente. Sì, ce ne sono stati di combattenti forti, brutti o almeno con la faccia strana. Non sempre un belloccio è forte. Guarda Yamcha. Ok, finiamola. Prendi questa. Grande super mossa andata. L'aura di Trunks si sta muovendo. Avrà preso il radar. Perfetto, ora via. Goku se ne va con il teletrasporto e intanto Babidi e Majin Buu cominciano a litigare. Inutile dirvi chi dei due sia decisamente finito male. Goku comincia a insegnare le mosse per la fusione. Sì, fanno abbastanza ridere, ma a quanto pare funzionano. Purtroppo nel mentre il tempo è scaduto e Goku torna nell'aldilà. A questo punto raggiunge Gohan e gli spiega l'accaduto. Decidono di testare la spada Z con il materiale più duro dell'universo e quella ovviamente si rompe. Ed ecco che spunta fuori il vecchio Kaio che era stato rinchiuso in quella spada anni prima. Parlando si scopre che il vecchietto ha il potere di tirar fuori il potenziale di un guerriero oltre ogni limite. Così si pensa di farlo con Gohan e in cambio Goku gli promette un appuntamento con Bulma. Chissà quando la saprà Vegeta. Intanto i due ragazzi perfezionano la tecnica ed ecco a voi Gotenks. Anche se forse dovrebbe allenarsi un po' prima di poter sconfiggere quel mostro. Mi sottovaluti, la mia potenza basta e avanza per sconfiggere Majin Buu. Sì, certo, come no, io sono un giocatore di curling. Intanto l'eroe, sì vabbè, della terra, Mr. Satan, viene mandato a sconfiggere Majin Buu. Sembrava quasi spacciato, ma a un certo punto riesce a scamparla fingendosi suo suddito. Ah, anche provato ad avvelenarlo con dei cioccolatini. Che idiota. La cosa più assurda di tutte però è che alla fine i due diventano amici. Inoltre sembra che Satan lo abbia reso più buono. Ha curato addirittura un cagnolino dopo che si era fatto male a una zampa. Quando due criminali sparano a Satan, lui lo salva e lo cura. E a quel punto l'ira di Majin Buu fa uscire da lui la sua parte più malvagia. I due Buu cominciano a combattere, finché purtroppo il cattivo ha la meglio e riesce a trasformare il bonaccione in cioccolatino e lo mangia. In quel momento verrà fuori il vero Majin Buu, chiamato anche Super Buu. Fa fuori immediatamente gli umani, ma miracolosamente risparmia Satan. Ma riesce a percepire le aure dei suoi avversari e le raggiunge sopra al santuario del Supremo. Fatemi vedere. Sì, però calmiamoci un attimo, eh. Quelli che devono affrontarmi. Ricordo benissimo la promessa. Cavolo, ma quelli sta facendo il riposino. Devo prendere tempo in qualche modo. Non dicevi di voler sterminare tutti i terrestri? Sul pianeta ce ne sono ancora molti. Cosa? Sei fuori? Oh cavolo, gliel'ha fatto fare davvero, non ci voglio credere. Gli ha fatto fuori tutti i terrestri. Ma non è che puoi aspettare ancora un po'? C'è anche la figlia di Satan. E va bene, aspetterò, ma per poco. Oh, perfetto, ora speriamo che quei due si sveglino. Oh, ecco. Ba-ba-ba, ecco voi, Goten. Oh, ma ci siamo. Super Saiyan. Wow. Puoi diventare Super Saiyan anche dopo la fusione. Eh già, non ci avrei creduto neanche io. Adesso basta con i giochi. Vediamo che tecnica potrei usare adesso. Che senso giochi? Ora tocca a me attaccare. Occhio Gotenks, mi raccomando. Non capisco di cosa ti preoccupi, sono fortissimo. Questa sicurezza è il problema. Super attacco fantasma kamikaze. Cavoli, se non li avessi attaccati anche lui sarebbe stato perfetto. È ora di mettere la parola fine a questa storia. Diamolo kamehameha. Grandissimo. Oh no, è tutto inutile, non ho più energie per sferrare attacchi.
Certo che è il peggior attore di... Oh. No, non ci credo, si è cascato, ora sono bloccati. I dolci che mi piacciono tanto. Cioè, il suo problema sono i dolci? Non mi ti salta in mente di scherzare in un momento come questo. Sì, ma anche tu che ci credi. Ma che cavolo, Majin Buu ha creato un portale gridando? Esatto, la sua forza straordinaria per creare un buco tra le dimensioni. Oh no, è tirato solo con tutti. Cioccolato. No. Non mi resterà che usare quella tecnica. Cosa? Ah! Oh, giusto. Vabbè, ora grida, forza. Ah! Ce l'ho fatta. Perfetto, andate. Non l'ho fatto, quelli che c'erano. L'ho trasformato in cioccolato. Adesso sono veramente furioso. Bene, dai. Super fantasma kamikaze. Bene, dai. Questo ha fatto male. Trasformerò anche te in una caramella. Te li faremo andare di traverso tutti quei dolci. Sei davvero forte. Sono contento di aver aspettato. Mi sto divertendo. Non so se essere più lusingato o arrabbiato. Se fossi in te non mi rilasserei troppo. Forza, ci siamo, ci siamo. Ta-ta-ta-ta! Si sta arrabbiando, eh. Oh, che paura. No, vabbè, in realtà la fa davvero. Massima potenza. Ah, ora si ragiona. Ta-ta-ta-ta! Continua così, Gotrix, che ce la fai. Kamehameha. Bene, grande, finito. Ecco il colpo finale. Stavolta non potrò rigenerarti, ti polverizzerò completamente. Esatto, bravo, sei il capolinea, Majin Buu. Cosa? È già tornato normale, così presto. Oh no, ma come faremo? Tranquillo, sto arrivando io. Oh, colpo di scena. E allora, prossima puntata, Gohan vs Buu. Bella, ragazzi. Ok, Majin Buu è più forte del previsto. Se guardate, è sempre un livello sopra di me, è incredibile. Forse dovrei allenare di più i miei. Vabbè, per adesso teniamo. Speriamo che Gohan sia all'altezza. Bene, io comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Vi ricordo che qua sotto in descrizione potete trovare il link per il mio libro e anche, se vorreste una maglietta o una felpa come la mia, il link di Pampling, dove mettendo il codice MANO20 troverete anche delle calze bellissime che vi saranno regalate. Prima di chiudere direi di andare all'angolo dei saluti. Saluto user QF3GY4CK4C e Ivano, posso chiederti se puoi portare Goldrick quando uscirà il 14 novembre? Oh cavoli, non sapevo dell'uscita di Goldrick, vi chiedo scusa. Ci penso. Farò magari qualche sondaggio e vediamo se potrebbe piacermi o meno. Grazie del consiglio, ciao. Poi saluto Tingli333. Saluto MrLuca2. Ciao Vano, sei un grande. Oltre al fine della storia potresti portare anche gli altri DLC che ho iniziato e poi abbandonato. Ha ragione. Quello di Trunks, mi ha dato anche quello. È quello un po' difficile da recuperare, poi vediamo. Comunque grazie del consiglio, ciao. Poi saluto Dragonball673. E infine, per ultimo ma non ultimo, scusate ma il video dura un po' e ho poco tempo, saluto Alitoniati. Ti prego, fai un'altra serie su Dragon Ball Z, please. Ed eccoci qua, quindi ci siamo. Bene, io vi ricordo che tutti i giorni noi ci vediamo con un nuovo shorts. Invece mercoledì e venerdì con altri due nuovi video lunghi. Bella raga, ciao. Siamo in piena saga di Majin Buu. Speriamo di finirla.